Ma quali sono i culti che si riallacciano a questa festa nell'antichità? Con Lori Larva lo scopriremo tra liturgie sacre e riti pagani. Eine Sammlung von christlichen Glauben und heidnischen Mythologie. Weihnacht ist zum Wintersonnenwende gebunden. Im gesamten Römischen Reich und andere alte Völker gaben eine große Bedeutung an diesen Tag. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto il più piccolo capoluogo di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. E così fu. Tutto inizio a Betlemme, la città del pane, al tempo di Erode il Grande, quando la profezia racchiusa nell'Antico Testamento si compì, e un bambino irruppe nella storia dell'umanità, accendendo la fiamma dell'amore nel cuore degli uomini di buona volontà, esaltando la speranza e rigenerando l'umanità dal peccato attraverso il supplizio della croce. Si chiamava Gesù, e pur essendo il figlio di Dio, nacque in una grotta, poiché per la madre Maria si compirono i giorni del parto lontana da Nazareth, a causa del censimento imposto da un decreto imperiale di Cesare Augusto. Fu quello il primo Natale cristiano, la festa più ricca di commistioni culturali e implicazioni religiose di tutti i tempi, rimasta all'ombra delle antiche religioni pagano-misteriche, dominate da nomi pagani, agrari e solari. Ben lungi dal voler sindacare nel merito della dottrina cristiana e nella sua evoluzione nel corso dei secoli, abbiamo scelto di ripercorrere il sentiero della fede, costellato di centinaia di storie contrastanti, scaturite da traduzioni ed interpretazioni di scritti diversi. La nascita del Signore dei vivi e dei morti, da una donna vergine, era comune in molte religioni antiche. In Egitto, questa divinità era Osiride, in Persia Mitra, in India Krishna, in Asia Minore Attis, in Grecia Dioniso. Per quanto riguarda la Messapia, non è stata fatta ancora nessuna scoperta. Se si considerano queste incredibili coincidenze, una domanda sorge spontanea. Quanto è ereditato il cristianesimo dai culti pagani? Sicuramente tanto, se si pensa che alcuni dei culti antichi presentavano analogie impressionanti con la religione cristiana. A prescindere dalla verità storica, la prima sacra famiglia dell'antichità ad essere stata tramandata fu senza ombra di dubbio quella di Iside, Osiride e Horus. L'angelo Thoth annunciò alla vergine Iside che avrebbe concepito un figlio per Immacolata Concezione e che il suo nome sarebbe stato Horus, in quanto incarnazione del sole. Horus nacque il 25 dicembre in coincidenza del solstizio d'inverno, quando il sole calava sempre più a picco, per poi risalire di un grado all'orizzonte, spostandosi verso nord in una sorta di rinascita. Il momento di transizione era annunciato dal fulgore di Sirio, la stella d'Oriente, la più luminosa del cielo notturno, allineata in quel frangente, secondo la tradizione egiziana, con i tre re, le tre stelle più luminose della costellazione di Orione, che nella vicenda umana di Gesù divennero i tre magi. Nella religione egiziana, l'eterna lotta tra bene e male era esemplificata dal conflitto tra Horus e Set e dalla consapevolezza che Osiride, ucciso e smembrato, un giorno sarebbe risorto trionfando sulla morte. Horus, come Gesù dunque, nacque da una vergine e venne annunciato dallo splendore di una stella, anche se nel caso del figlio di Giuseppe e Maria si verificò una straordinaria congiuntura dei pianeti Giove e Saturno. Continuando a rimanere nel solco delle analogie, Horus, il figlio di Dio in Egitto, venne tentato da Set sulla montagna, riuscì ad operare prodigi e miracoli, a camminare sulle acque e a risorgere dalle tenebre per donare la luce eterna ai suoi adepti. Tra mito e storia,
La nascita di un Dio da una vergine in una grotta, il racconto bucolico della visita dei pastori per rendere omaggio alla divina creatura, la morte violenta, la discesa agli inferi e la resurrezione venivano riproposti in un'altra religione antica, quella mitriaca, che assicurava, come quella cristiana, l'immortalità dell'anima. Il presunto genetriaco del dio Mitra, rappresentato con la fiaccola, simbolo della luce sulle tenebre, si celebrava nell'antica Roma il 25 dicembre. E coloro che abbracciavano questa religione misterica praticavano nei templi sotterranei un rituale di purificazione, passando gradualmente attraverso 7 gradi di iniziazione. Forse proprio per cristianizzare questa importante festa pagana, la stessa data del 25 dicembre venne fissata convenzionalmente per festeggiare il Natale del Signore sotto il regno di Costantino, indizio inequivocabile di come l'imperatore fosse convinto che Gesù Cristo e il Sol Invictus fossero entrambi emanazione della stessa entità superiore. Nel 274 l'imperatore Aureliano stabilì che il 25 dicembre di ogni anno dovesse celebrarsi il Dies Natalis Solis Invicti, giorno natalizio dell'invincibile sole, una liturgia pagana legata indissolubilmente al culto del sole. Così, tra sovrapposizioni e mutuazioni, Mitra e Gesù divennero due volte della stessa medaglia. Entrambi venerati la domenica, entrambi predicavano l'immortalità dell'anima, entrambi istituirono l'ultima cena consumando pane e vino, entrambi venivano invocati con inni e cantici, accensione di ceri, scampanellio di campanelli e aspersione di acqua consacrata. A torto o a ragione qualcuno ebbe a dire che se il cristianesimo fosse stato fermato nella sua espansione da qualche malattia mortale, il mondo sarebbe stato mitraico. Nell'immaginario collettivo rimane impressionante ancora oggi la similitudine tra le due religioni, ma soprattutto la continuità nel tempo e nello spazio di credenze comuni, riferibili ad archetipi universali, intimamente legati all'affascinante storia dell'uomo. Per questo siamo andati indietro nella nebbia del tempo, per svelare i segreti di una religione che muore pagana per rinascere cristiana. Termina qui il nostro viaggio alla scoperta delle radici pagane del cristianesimo. Questo viaggio tra sacro e profano non ha avuto alcuna pretesa di essere blasfemo, bensì quella di portare l'essenza del cristianesimo. E per questo, con la splendida cornice dell'anfiteatro, un tempo edificio da spettacolo pagano, un augurio di serenità e di pace a tutti i telespettatori di buona volontà di Terra dei Due Mari, ponendoci idealmente come quel gatto accanto a quella mangiatoia dove nacque quel bambino che riscaldò il cuore del mondo.